nuovo numero di Forbes, alla scoperta di top manager che stanno facendo ripartire l'Italia e ancora a classifiche, strategie, innovazione e stile. Forbes, ora in edicola. Questo programma è offerto da Schroders. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra, arriva anche la bastonata di Draghi. Borse, il mercoledì nero costa 33 miliardi di dollari e paperoni tech. BTP, il fondo sovrano russo non può comprarli. Bancaletti, Varaldo, nuova D. Amundi, raccolta e utile d'applausi. Forbes a Monte Carlo con due premi speciali. Moderare i toni per far scendere lo spread e cercare un accordo con Bruxelles sulla manovra economica. È l'invito che il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha rivolto con toni severi al governo italiano. Le regole del patto di stabilità e crescita vanno rispettate, soprattutto da parte dei paesi indebitati, ha detto il governatore. Nasdaq indigesto per il mondo tech. La seduta del mercato dello scorso mercoledì è stata la peggiore dal 2011. Il crollo del 4,4% dell'indice tecnologico è costato ai 61 uomini più ricchi ben 33 miliardi di dollari, una cifra equivalente al PIL dell'Albania. Non c'è nessuna remora politica a comprare titoli di Stato italiani da parte del nostro fondo sovrano. Sono parole del presidente russo Vladimir Putin. Al di là delle dichiarazioni, sono previsti vincoli piuttosto stretti per i due principali fondi sovrani, il Russian Direct Investment Fund e il National Welfare Fund. Uno di questi paletti è che i titoli di Stato esteri devono rispettare una soglia minima di rating, soglia entro la quale non rientrano i BTP, recentemente declassati. Intanto continua a salire il costo a carico del tesoro per il servizio del debito. L'ultima asta su CTZ e BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro ha fatto registrare un nuovo balzo dei tassi di interesse. Per i soli CTZ, che hanno visto schizzare il loro rendimento ai massimi dal maggio 2014, il costo è più che raddoppiato. Si è passati dai 7,15 milioni di euro di settembre ai 16,26 milioni attuali. Novità ai piani alti di una importante private bank italiana. Alessandro Varaldo è il nuovo amministratore delegato di Bancaletti, controllata del Banco BPM. Varaldo subentrerà a Maurizio Zancanaro, laureato in economia all'Università La Sapienza e professore a contratto di economia finanziaria. La sua ultima carica è stata quella di amministratore delegato e direttore generale di Amundi SGR. Risultati importanti e primi benefici dell'integrazione di Pioneer che iniziano a dare i loro frutti. Ci raccontano questo i dati dei primi 9 mesi 2018 di Amundi. Un periodo in forte crescita grazie all'elevato livello di attività economica, al buon controllo dei costi operativi, principalmente attribuibili appunto alle sinergie associate all'integrazione di Pioneer. Tra i numeri più significativi abbiamo utili netti contabili pari a 663 milioni di euro, in crescita del 41% rispetto ai primi 9 mesi del 2017, mentre nei primi 9 mesi del 2018 la raccolta netta è stata pari a 48,5 miliardi di euro, contro i 25,8 miliardi di euro del periodo corrispondente del 2017. Lo Yacht Club di Monaco è stato la cornice di una serata di gala che ha visto per protagonisti Forbes e alcuni dei più importanti imprenditori italiani. All'evento, organizzato dall'Associazione degli Imprenditori Italiani del Principato di Monaco, Forbes Italia ha partecipato con il suo editore Dennis Masetti, che ha idealmente incarnato il legame tra Monaco e il nostro paese. Due i riconoscimenti speciali della manifestazione. Il primo ai manager dei manager, cioè Sergio Marchionne, scomparso lo scorso luglio con il premio ritirato da Cristiano Fiorio di FCA. Edoardo Garrone, presidente di ERG, è stato invece insignito del Forbes Green Award, riconoscimento attribuito per la capacità del gruppo genovese, con un passato da protagonista nell'industria petrolifera, di essere riuscito a trasformarsi in uno dei leader nelle energie alternative. Il consiglio del giorno proposto da finanzaoperativa.com è Eni, buy con target a 20,5 euro per Banca IMI con apertura stamane a 15,19. I risultati trimestrali sono stati oltre le attese degli analisti e il taglio del target della produzione avrà impatti limitati sul cash flow. Ecco la migliore e la peggiore performance nella categoria dei fondi comuni aperti retail quotati in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV, a guidare la classifica un prodotto di AB, mentre ultima posizione per Zeus Capital. Qui da Blu Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti quanti voi.
Questo programma è offerto da Schroders. Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente, ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su di te. Prendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Banco Desio. Ti aspettiamo. Invia ora il tuo curriculum su unabancadovecrescere.it.